Buon mercoledì, 1 marzo, a tutti voi e grazie di essere qui. Eccoci con un piccolo approfondimento su Terra Amara e le anticipazioni. Oggi parliamo in particolare di un incidente che avrà Sanie, la fidata serva di Unkar, del coinvolgimento di Zuleia nell'accaduto e di cosa accadrà dopo. Dunque, iniziamo! Ci sarà un momento in cui tutti crederanno che Zuleia ha tentato di scappare con il Mas, cosa che però non sarà vera. La ragazza finirà in ospedale a causa di un principio di aborto, ma fortunatamente andrà tutto per il meglio. Quando tornerà a casa, però, Zuleia troverà una brutta sorpresa. Perché una furiosa Unkar ha ordinato ad una donna, in particolare un'infermiera, di seguirla ovunque. Ecco, proprio come se fosse la sua ombra. Quindi Zuleia si ritroverà privata totalmente della sua libertà. Arriviamo al giorno dell'incidente. È un mattino e Zuleia vuole uscire dalla sua camera da letto per lavare Adnan. L'infermiera è lì che la controlla e a questo punto cerca di impedirle di uscire dicendole che laverà lei il bambino. Zuleia però non vuole e davanti all'insistenza dell'infermiera si arrabbia tantissimo. Ecco quindi che tra le due donne scoppia una vera e propria lite. Nella cucina, quindi nel piano inferiore della casa, Sanie, che si trova insieme a Ghafur e Fadik, sente tutto e decide di andare a vedere cosa sta succedendo. Quindi sale sul piano superiore e cerca di calmare le acque, intromettendosi nella discussione. Sanie però difende l'infermiera, pronunciando delle parole che non piacciono a Zuleia. La moglie di Demir a questo punto si arrabbia ancora di più e si scaglia verbalmente contro la giovane serva. Da lontano Gulten osserva tutto. Mentre discutono, le tre donne si spostano verso le scale. Sanie prende per un braccio Zuleia, consigliandole di andarsene in camera. Lei però tenta di liberarsi dalla stretta, dicendole di non toccarla. A questo punto si intromette l'infermiera, che senza farlo di proposito spintona Sanie, la quale perde l'equilibrio e cade giù dalle scale. La caduta è davvero brutta. Sanie ha un'ampia ferita alla testa e perde i sensi. Tutti corrono a soccorrerla e purtroppo si pensa al peggio. Tra le urla della servitù e lo shock di Zuleia, Ghafur carica sua moglie sulla sua camionetta e insieme a Gulten e all'infermiera corre all'ospedale. La paura è così grande che nessuno capisce più nulla. Tant'è che vediamo uno dei servitori della tenuta Yaman correre da Unkar, che in quel momento si trova in tribunale per la sentenza di Demir, e farle capire che Sanie probabilmente è morta. E comunque anche ad Unkar viene detto che a spingere la serva dalle scale è stata Zuleia. Visibilmente sotto shock, la madre di Demir corre in ospedale, dove trova un Ghafur distrutto che urla che sua moglie è morta. Anche Unkar scoppia a piangere e cerca di consolare il capomastro. Ma ecco che arriva Sabattin, che dice a Ghafur di smetterla di urlare, visto che Sanie sta bene. Aveva una ferita alla testa, questo sì,
ma se l'è cavata con un paio di punti e con una lieve commozione cerebrale. L'incidente è stato grave, ma tutto è andato per il meglio. Più tardi, un car parla proprio con Sanie, che le conferma che a farla cadere dalle scale è stata Zuleia. Questa falsa versione dei fatti andrà avanti per giorni, tant'è che tutti vedranno Zuleia come un mostro. La giovane, pur giurando a sua suocera che non è stata lei a far cadere Sanie, non verrà creduta. A far venire fuori la verità ci penserà Demir, col suo ritorno a casa dopo la liberazione dal carcere. L'uomo, conoscendo sua moglie e sapendola incapace di commettere un atto simile, interrogherà la sua intera servitù, chiedendo la realtà dei fatti. E sarà Gulten a svelare la verità e dire che a far cadere Sanie non è stata Zuleia, ma l'infermiera. La ragazza quindi, con molto coraggio, sbugiarderà tutti e Demir, ovviamente, le crederà. L'uomo così sbatterà fuori dalla sua tenuta l'infermiera e deciderà di allontanare anche Ghafur e Sanie dalla sua dimora. Ma a sistemare poi ogni cosa e quindi a far tornare Ghafur e Sanie ci penserà poi proprio Zuleia. Anche se Sanie specialmente non le mostrerà mai la sua riconoscenza.